A metà del mandato ed in apertura del nuovo anno, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha illustrato oggi in una conferenza stampa i risultati della gestione e gli obiettivi del prossimo futuro. Il discorso integrale potete ascoltarlo qui sul portale del Comune di Napoli collegandovi direttamente alla nostra home page. Si è fatto il punto a partire dalla situazione economica e da un bilancio che è stato ormai messo in sicurezza rispetto ad una situazione di dissesto quasi certo che si è dovuta affrontare. In controtendenza rispetto a molte altre realtà, nel bilancio del Comune ora vi è spazio per gli investimenti e per interventi che favoriscano l'occupazione, dall'evoluzione dell'opera della metropolitana anche con i prossimi cantieri che la porteranno fino all'aeroporto, al turismo, alle recenti assunzioni per scorrimenti delle graduatorie, ai concorsi imminenti per dirigenti e maestre ed altri. Da segnalare anche l'abbattimento nella velocità dei pagamenti ai fornitori, che dai precedenti 4 anni è scesa attualmente ad 1 anno e mezzo e che entro il 2014 raggiungerà i termini di legge dei 60-90 giorni, così come la crescita del rating di valutazione nelle agenzie internazionali, la lotta all'evasione e la razionalizzazione delle società partecipate come nei settori dei trasporti e dell'acqua, con l'attenzione posta soprattutto sulla salvaguardia del rilancio della gestione pubblica, a differenza di molte altre città che hanno invece seguito la strada delle privatizzazioni. Quest'anno le priorità saranno le strade, le infrastrutture, l'ambiente e l'edilizia scolastica. Sarà aperto il primo dei 2 impianti di compostaggio, avviato il sistema di car sharing e park sharing ed aumentato il finanziamento per l'edilizia scolastica. Si è parlato anche della riqualificazione strategica del lungomare, del censimento ed utilizzo dei beni dismessi ed abbandonati della città, dei 200 beni attualmente già adottati dai cittadini come beni comuni effettivi, della riapertura di molti spazi pubblici e del clima di collaborazione fra investitori privati ed amministrazione pubblica che ha consentito ad esempio di rimettere in moto l'ippodromo che ormai era fallito e che a breve risolverà la situazione dello Zodi e dell'Andi e delle Terme di Agnano. E partendo dalla riflessione sull'assenza di un sostegno da parte delle altre istituzioni sia locali che nazionali, l'ultimo spunto è stato riservato all'idea di un progetto di Napoli città autonoma da inscrivere in un concetto federale di autosufficienza, anche guardando alla futura città metropolitana. Napoli, a mio avviso, ha tutte le caratteristiche per diventare una città autonoma. Siccome abbiamo subito ingiustizie e disparità di trattamento evidenti in questi 2 anni, in questo periodo, noi vogliamo dimostrare che questa è una città che si sta tirando fuori da sola da un momento difficile, con grande dignità, e quindi ci vogliamo assumere le responsabilità e avere una capacità di spesa, di investimento e anche di imposizione autonoma, perché non ci va più bene la stagione in cui altri ci impongono le tasse, come è stato col piano di riequilibrio, mentre a Roma fanno la legge speciale, noi ci hanno dato le tasse e poi si prendono anche i soldi dei nostri concittadini. Questa è un'ingiustizia evidente, noi non siamo né bancomat né uffici, come dire, di riscossione che poi mandiamo a Roma. A questo punto, se ce la dobbiamo vedere da sola, lasciateci l'autonomia di governare questa città così grande da sola. Noi vogliamo unire le forze della città. Io mi sento un sindaco di tutta la città e voglio lavorare in questo modo, quindi non facendo scelte che dividono ma scelte che uniscono. Poi noi stiamo cambiando in modo strutturale Napoli, e quindi questo è un progetto di lungo respiro, e dare anche il segnale, siccome ogni tanto c'è qualcuno che ti propone candidature, incarichi e quant'altro, ho voluto dare un messaggio alla città che io i prossimi anni farò solamente il sindaco di Napoli.